Un saluto a tutti voi dalla redazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina. Scatta la riduzione delle accise sui carburanti e da oggi sarà evidente il ribasso dei prezzi alla pompa che dovrebbero tornare sotto i 2 euro. Il provvedimento non mette però il governo al riparo dalle critiche dei consumatori che definiscono lo sconto insufficiente e troppo breve fino al 30 aprile. Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, arrivata al 27° giorno, ma sul campo, nonostante i bombardamenti, le truppe occupanti non riescono a vincere la resistenza. L'esercito ucraino avrebbe ripreso Makariv e, secondo informazioni di intelligence, i soldati russi avrebbero scorte di munizioni e cibo ancora solo per 3 giorni. E allora aumentano i raid su obiettivi civili e Washington ipotizza che Mosca pensi all'uso di armi chimiche. Joe Biden accusa Putin di essere un dittatore e un criminale di guerra. Mosca convoca l'ambasciatore Sullivan. Le relazioni con la Casa Bianca non sono mai state così vicine al punto di rottura. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a proporre un incontro a Putin con qualsiasi formato, ribadendo di essere disponibile a discutere in concreto dello statuto delle repubbliche russofone del Donbass e della Crimea. Senza trattativa non fermeremo la guerra, ma non accettiamo ultimatum, ha detto Zelensky, che alle 11 interviene in videoconferenza al Parlamento italiano. In Cina, dopo una notte di ricerche sulle montagne del Guangxi, non è stato trovato alcun superstite del Boeing 737 della China Eastern, precipitato ieri con 132 persone a bordo. Il relitto è stato individuato in una zona impervia e raggiungibile solo a piedi. Pechino annuncia un'inchiesta approfondita per far luce sulle cause del disastro. Coronavirus, in calo i nuovi casi giornalieri, 32.500 rispetto ai 60.000 di domenica, ma con meno tamponi, e tuttavia la positività scende dal 16,3 al 14,9%. Tornano a crescere le vittime, 119, come anche i ricoveri nei reparti ordinari, mentre sono ancora in diminuzione le terapie intensive. La cronaca: a Brescia si indaga tra le persone scomparse per il cadavere di donna scoperto ieri a Borno in Val Camonica. Era in alcuni sacchi di plastica nera in un dirupo. Il corpo è stato probabilmente congelato, ma presenta anche segni di bruciatura. L'autopsia dovrebbe chiarire le cause della morte. Lo sport, calcio e le strade della Juventus e di Paolo Dybala si separano. Il contratto del giocatore in scadenza a giugno non sarà rinnovato. Per il club l'attaccante argentino non è più al centro del progetto. Nazionale in raduno a Coverciano in vista delle sfide play-off di qualificazione ai mondiali, primo round giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord e poi eventualmente Portogallo o Turchia in trasferta, ma pensiamo ad una gara alla volta, il CT Roberto Mancini. Dobbiamo essere molto concentrati sulla prima, pensando di fare le cose migliori nella prima, poi avremo altri 4 giorni per preparare la seconda. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata. Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream. Ed eccoci ritornati in studio dopo una brevissima pausa del radiogiornale. Siamo con Pellegrino Cirocco, musicista, compositore, stiamo ascoltando i suoi brani. Pellegrino, ci sono degli autori che hanno avuto o che hanno influenza sul tuo modo di scrivere? Allora, non in particolare, forse nello stile. Vabbè, mi piace un po'. Poi si capisce forse dalla scrittura un po' l'ambiente, un po' elettronico, un po' i suoni. Sì. Quindi restando in Italia, Busta è una persona che a me, anche il modo di scrivere, di comporre, dell'uso del suono che ne fa, che mi ispira, mi piace parecchio. Poi ci sono tanti, senza andare al di fuori, però ascolto un po' di tutto, mi lascio un po' travolgere un po' da quello che è in generale tutta la musica, non mi pongo limiti. Before Love, cosa ci racconti di questo brano che andiamo ad ascoltare adesso? Prima dell'amore, quel momento in cui due persone sono da sole, si guardano negli occhi e sanno che c'è un po' di elettricità nell'aria e quindi sta per succedere qualcosa di importante. Quindi ho cercato di focalizzare quell'attimo prima della passione travolgente. Quindi possiamo ascoltarlo perché siamo in una fascia oraria. Sì. Non scherzavo. Ascoltiamo Before Love. We'll be right back.
Qui c'è una coda un po' bohemienne di questo brano, che bello, con questa fisarmonica che è sempre suonata da te, Pellegrino, vero? Sì, sì, fisarmonica regalata da mio nonno. Wow, quindi ha proprio anche sì, una... Sì, registrata nella... il suo casolare, un unico microfono, e mi piaceva proprio il risultato, quindi il reverbero naturale che c'era e il suono. Quindi ha un'importanza anche affettiva poi, sì, sì. Perché sono quegli strumenti, sono quelle quei regali, quegli oggetti che poi insomma tieni sempre a cuore e non vuoi mai disfartene, manco se dovesse non funzionare più, diventano dei reperti proprio storici. Allora, Pelle, ti chiedevo, questo album abbiamo detto che è in uscita, ma abbiamo una data di uscita precisa oppure no? Allora, una data precisa di uscita, quindi, no, però tra 10 giorni dovrebbe uscire su tutte le piattaforme digitali, quindi... E intanto dove lo possono ascoltare i nostri amici di CRT? È in preascolto sul sito dell'etichetta, su Flipper Music, quindi c'è tutto l'album Orange con tutte e 13 le tracce, potete ascoltarlo tranquillamente lì sopra, e poi dappertutto. E allora adesso ascoltiamo l'ultimo brano che abbiamo selezionato questa mattina da questo album, e poi voi andate ad ascoltarvelo tutto, perché vi garantisco che è davvero un bel lavoro.